tutti amici radio ascoltatori di Radio Bombay, noi siamo con, io intanto inizio col nome d'arte, no? Io non so chi sono, non so più chi sono. Non so più chi sono. Lui è Francesco Federici. Lui è l'ennesimo artista di questa, di questo contest, il Metal Muga Music Fest qui a Ponte Felcino. Lui suona da solo, ha una chitarra, la fa parlare. Che la fai parlare la chitarra? Beh, grazie, l'intento è quello, cioè di farla suonare come un altro strumento, ecco. Allora, come hai iniziato? Sulla base, cos'è che ti ha spinto a iniziare a creare musica in questi modi? In realtà il caso è la sperimentazione sugli effetti, cioè divertendomi da solo sugli effetti con una loop station prestata, mi è venuto fuori un pezzo e ho cominciato a farne un po'. Avendoti ascoltato ci è arrivato un messaggio, no? L'idea che tu vuoi entrare in testa con i tuoi loop. Questo lavoro qui, i pezzi di questa sera fanno tutti parte di un concept, non dico psicotico, però comunque cerca sì di entrare, di muovere soprattutto emozioni a livello basilare. Perfetto. L'ultima domanda, così poi ti liberiamo. Cosa vuoi fare da grande? Da grande farò collaborazioni, ne ho con altri artisti, soprattutto visuali, cose di questo tipo, sonorizzazioni, ho già prestato un pezzo per un film che parteciperà a qualche festival, un'altra richiesta per un altro pezzo per un corto, ho un contatto con un artista per un sottofondo, una mostra, un reading per un ragazzo, sì, tanta roba, vedremo, ho fatto già collaborazioni con una fotografa, Valeria Pierini, altro concept Toyland, tutto bene, un bel po' di progetti, un po' di cose. E allora noi salutiamo, io non so più chi sono, in arte il nome reale Francesco, lo ringraziamo, saluti Radio Bombay, per favore. Ciao Radio Bombay, grazie, rock and roll.